Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Azzurra Sport, quotidiano della redazione di VCO Azzurra TV. Oggi in primo piano le bocce, il basket e gli appuntamenti del fine settimana. Iniziamo però dal calcio e dalla giornata decisamente negativa che ha vissuto lo Sporting Bellinzago a Voghera. Il servizio di Daniele Piovera. È un'autentica caporetto la trasferta al Parisi di Voghera per lo Sporting Bellinzago, che esce sconfitto con un pesantissimo 5-0 dai padroni di casa. In cronaca, lo Sporting al 14esimo sembra partire bene, il tiro di Pastorelli però si perde a lato. Al 21esimo il Voghera, l'Oltrepò Voghera passa in vantaggio, fallo di Tosa su Poesio, calcio di rigore che Marjanovic trasforma spiazzando l'estremo difensore dello Sporting. Al 26esimo arriva il 2-0. Calcio d'angolo dalla destra, di piede di Placido, tutto solo per lui, è un gioco da ragazzi, segnerà appunto il gol del 2-0. Al 28esimo si fa vivo l'11 di Cotti con un tiro di Visconti, deviato, termina fuori di poco. Al 29esimo sulla azione successiva il 3-0, e cosa fatta? Cocco approfitta di un errore di Biscomi e fulmina sotto la traversa l'incolpevole Girardi. Nel secondo tempo, al 13esimo, sfiora il gol la formazione di Kötting, Migliavacca servito sulla corsa da Rizzon, il suo controllo del tiro, grande l'intervento da parte di Capra. Al 17esimo arriva il gol del 4-0 dell'Oltrepò Voghera, lo firma il solito Marjanovic, giocatore davvero di categoria superiore. Al 22esimo viene espulso Giovanni Kötting per proteste, al 32esimo il 5-0 definitivo, respinta difettosa di Girardi sul tiro dalla distanza di un giocatore avversario, per Poesio è davvero semplicissimo mettere la palla nel sacco per il 5-0 che chiude i conti. E per fare il punto sul momento negativo che sta vivendo la squadra novarese, Daniele Piovera ha sentito il direttore sportivo Enzo Barbero. Direttore, direi che il risultato testimonia la non partita dello Sporting, un 5-0 pesante. La partita è durata penso 18 minuti, fino al momento del rigore avevamo fatto una discreta partita, poi penso che non abbiamo più giocato, siamo stati, non so, la definizione più giusta non vorrei darla, perché potrei soltanto dire delle cose non belle. Noi abbiamo visto la partita entrata insieme a lei dall'alto e abbiamo visto una squadra sfilacciata, una squadra lunga, una squadra anche nervosa. Ma sì, perché probabilmente pensavamo di fare una buona partita, invece è durata troppo poco. Poi loro probabilmente si sono ricordati del 4-0 e non hanno mollato. Poi noi abbiamo regalato dei gol, che il quinto gol è un regalo, il terzo gol è un regalo, il rigore può esserci o non esserci, però... meno male che siamo salvi. Cambia poco nell'economia del campionato questa partita, però può dire anche tanto invece su chi si può contare, su quali giocatori si può ripartire. Chi ha voluto vedere ha visto, secondo me chi ha voluto vedere ha visto, come ho visto io avrà visto lei la partita, l'abbiamo vista vicino, abbiamo visto determinate cose che non esistono, ecco. Commentare una giornata così è una cosa ridicola, ecco, perché a pensare che questi qua nel secondo tempo mi dava l'impressione che non spingessero neanche più tanto, ma poi è stata una giornata disastrosa per tutti, ecco, perché abbiamo preso colpa di tutti. Entra nel vivo il weekend motoristico del Rally dei Due Laghi, venerdì pomeriggio verifiche tecniche e sportive delle autovetture che parteciperanno allo shakedown previsto a Germania sabato mattina, ma appuntamento sempre venerdì sera anche con la cena benefica in programma al Croce Bianca di Omegna. Il rally entrerà nel vivo sabato pomeriggio alle 14.01 con la partenza del primo equipaggio dal lungo lago di Omegna. Nella prima giornata sono previste 6 prove speciali.
speciali sulle strade del Cusio, mentre domenica si correrà a Calasca e a Monte Crestese. L'arrivo della prima autovettura è previsto per le 16.01 in Piazza Mercato a Domodossola. VCO Azzurra TV seguirà la manifestazione con ampie finestre di aggiornamento e speciali sia nella giornata di sabato che in quella di domenica. E passiamo alle bocce con il punto sull'attività delle squadre ossolane. È iniziata con il brutto tempo la stagione estiva delle bocce in Ossola. Infatti la prima delle due classiche di Mocogna non si è potuta disputare sui campi improvvisati del circolo proprio per il maltempo e si è così giocato sui campi coperti di Domodossola e di Malesco. 27 le terne al via che sono scese in campo per vincere la targa messa in palio dalla Caddo in memoria di uno storico fondatore della società, Giuseppe Marzoli, detto Peppino. Sotto la direzione attenta di Ermanno Bresciani tutto è andato per il meglio e alle ore 18 sono scese in campo le due semifinali che vedevano di fronte, nella prima, la Caddo con Gianluca e Mario Fiumanò ed Elio Giudici contro il Valli Ossolane di Ivano Antonini, Agostino Balzani e Giuseppe Mazza, mentre nella seconda la Juventus Domo con Massimo Giudici, Giuseppe Caldera e Aldo Bosco era contro il Masera con Luciano e Alfonso Fradelizio ed Angelo Colombo. Hanno avuto la meglio la Caddo di Fiumanò e la Juventus di Giudici, che domenica prossima si sfideranno proprio sui campi di Mocogna nella partita finale. Per quel che riguarda l'attività notturna, si è svolta lunedì sera la finale della gara Terne, organizzata dal comitato, che ha visto scendere in campo ed uscire vittoriosi i tre alfieri della Bognanco, con Enrico Bruno, Enrico Truante e Carlo Panziera, che proprio allo scadere del tempo sono riusciti a battere per 11-10 la terna del Masera, con il giovane Andrea Mellerio, Fausto Damiani e Diego Cavo. Al terzo posto, altra terna del Masera, con Pietro Mariolini, Amedeo del Sindaco e Girolamo Palamara. Martedì sera è invece iniziata la gara notturna coppie sui campi di Malesco. La gara, diretta dal signor Osvaldo Locatelli, mette in palio le targhe in memoria del socio della Valle Vigezzo, recentemente scomparso, Gianfranco Ramoni. 33 le formazioni iscritte, con semifinali e finale, previste per martedì prossimo 31 marzo. Terminiamo infine con le notizie relative al campionato di Serie A, al quale ha preso parte il Masera. Domenica scorsa a Loano si è svolta la finale tra la BRB di Ivrea e la Perosina di Perosa Argentina. Netta la vittoria dei rossi di Ivrea, che conquistano così per la quinta volta il titolo italiano di società. Nella finale a 4 della Serie B, svoltasi sempre domenica a Biella, ha vinto la società Noventa di Piave, che così giocherà il prossimo anno in Serie A, al posto del Valmerula, retrocesso quest'anno. Mancano due mesi all'arrivo della tappa del Giro d'Italia a Verbania e alla successiva ripartenza da Gravellona-Toce. Domani alle 18 nella biblioteca del centro tocense saranno presentate le iniziative collaterali in programma da qui al prossimo 29 maggio dal comitato tappa di Gravellona-Toce. Ricordiamo che su VCO Azzurra TV prenderà il via martedì alle 21.30 l'appuntamento con il rotocalco curato da Gianluca Trentini. Arriva il Giro. E per finire il basket con la hit parade delle migliori azioni del campionato di Lega 2 Silver. Cigolteri scivola, perde palla, scivolato da Isling che va con la schiacciatissima sopra il ferro, l'urlo da guerriero. Squadra molto rodata quella di Martellossi, che ha fatto delle aggiunte importanti con Castelli, Hesbrook e Huff. Jackson penetra e scarica per Moreno, deve affrettarsi, arriva allo scadere, un tiro pazzesco di Yankel Moreno. Riceve Sorokas che batte dal palleggio Maiocco, la difesa salta e allora Sorokas si porta a casa anche il ferro. Va con un gran canestro, Spinelli a Simmons per una schiacciata a due mani.
Sadler, attacca, angolo libero, Kozer, incredibile, incredibile sto passo di Crockett. La voglio nei top 10, la voglio nei top 10, questa è fallo. Stoppatone, transizione, 2-1, due punti. Se non andiamo nei top 10 questo noi non ci andiamo. Fallo di Giannoli. Per la schiacciata in alley-oop via Evans, che azione, che spettacolo al Palamano, carico direttamente a Sadler, non fallo e schiacciata, time out tempestivo. Dieci secondi per concludere l'azione per Tortona. Valenti, Picarol, arresto tiro, non c'è, doppio sotto. Schiacciatone soprattutto Megnadi, Crockett! In faccia agli annunci. Ma anche tutto il resto della squadra. Siamo in chiusura, vi ricordo notizie sportive non sul nostro sito www.tuttonotizie.info. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento con i nostri programmi.